Siamo qui a Medjugorje e come ti chiami? Silvia. Di dove sei, Silvia? Di Fano, sono italiana. Questa Quante volte sei stato a Medjugorje? è la mia 15ª volta. Wow! E dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Ho Medjugorje? sentito parlare in un asilo praticamente ad una mamma che aveva portato sua figlia e da lì sono voluta partire. Wow! E perché eri attirato a venire a Medjugorje? Perché ho due bambini con due disabilità diverse e quindi la Madonna mi ha chiamato qua. Wow! Quali sono le vostre esperienze a Medjugorje? Figlia, è la prima volta che sono venuta qua, scusami, No, tranquillo, tutto la prima bene. volta che sono venuta qua praticamente ha iniziato a masticare e la seconda volta che siamo venuti qua ha iniziato a gattonare perché lei era disabile e non poteva camminare e poi ha iniziato anche a camminare dopo la sesta volta che è venuta qua. Wow. E mio figlio si è operato diverse volte alla derivazione, da una patologia che si chiama idrocefalia, da derivazione, e questa derivazione si bloccava spesso e quindi ha avuto sette interventi all'interno della sua testa ed è stato sempre salvato. E hai personalmente ricevuto guarigioni e conversione a Medjugorje? Sì, assolutamente sì. Io mi sono convertita qua nel 2012, primo viaggio. E poi sono guarita da una patologia che colpisce l'utero. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? Devono venire qua perché c'è la mamma celeste che ci aspetta, che aspetta e ama tutti, indipendentemente da tutto, dal colore, dalla razza, dai peccati, da tutto. Siamo qui e lei ci aspetta sicuramente con grande amore. E cosa diresti alla gente perché sei cattolica? Sono cattolica perché Dio è la base della nostra vita e senza Dio non possiamo fare niente. Grazie per questa bellissima intervista. Grazie a voi.